Buonasera e benvenuti alla quarta puntata, anche quella conclusiva di questo ciclo di appuntamenti con Antonella Ghidini. Antonella, grazie come sempre per essere qui grazie in nostra compagnia. Antonella è laureata in sociologia, master in coaching e counseling, si occupa di formazione, coaching e comunicazione inter e intra specifica. Scrittrice, alleva cani da oltre 30 anni, cane da pastore dell'Asia centrale e Caucaso. Antonella. Allora, siamo partiti proprio da quello che è il tuo ultimo libro, Una comunicazione da cani, considerazioni a ruota libera di sociologia comparata e proprio grazie a questo libro abbiamo fatto un po' quelle che sono delle riflessioni di comparazione tra i comportamenti umani e quelli degli altri animali, perché lo diciamo sempre che l'uomo fa sempre parte, insomma, di questa fauna, anche se ne si sente estraniato. Allora, questa puntata è proprio dedicata alla comunicazione, sono tanti gli aspetti che toccheremo insieme. Io direi però di partire da um, un'immagine, un video che mi ha fatto riflettere perché um, si vede, adesso non vogliamo che questa donna diventi il capro espiatorio di tutti i problemi, però si vede questa donna a passeggio con il suo cane e questa passeggiata è al telefono. Chi non l'ha fatto scagli la prima pietra. Perché? Perché la tecnologia ormai ci ha veramente inglobati e ci ha portato via da quello che è il, eh, il presente, la nostra vita e ci fa tuffare in questo mondo che a volte ci sembra meraviglioso perché vediamo le vite degli altri, anche alquanto frustrante, però come dicevo ci allontana proprio da quella che è eh, anche l'interazione, perché se pensiamo anche a un semplice messaggio scritto... Eh, spesso vengono mal interpretati e eh, proprio questa tecnologia ci ha un po' allontanati appunto dalle interazioni tra esseri viventi. Certo. Antonella, cosa ne pensi, soprattutto ti fa riflettere anche te certo, questa quest immagine, sì. questo video? Perché ad esempio questo potrebbe essere un momento eh, che eh, poteva fruttare delle, dei, delle note positive. Al cane e alla proprietaria se non ci fosse stato di mezzo l'interferenza del telefono. Perché? Perché era un momento da godersi in passeggiata insieme. È un binomio che sta eh, vivendo un momento fuori, poi di shopping, vedendo che ha una borsa in mano, quindi è possibile che sia andata a fare shopping. In realtà eh, la signora sta facendo più cose contemporaneamente. Allora è andata a fare la passeggiata col cane, ha fatto shopping è al telefono, ha fatto tre cose. Anche questa eh, bufala del multitasking è un'altra cavolata, perché oramai si è sdoganato il concetto che puoi fare tre cose bene insieme, di solito su tre cose non ne fai bene neanche una. Mentre invece avere l'attenzione su una cosa per volta permette di fare le cose più velocemente con la massima eh, diciamo, consapevolezza di quello che stai facendo, perché poi è sempre la consapevolezza la parola chiave, no? è sempre l'essere sul pezzo, essere eh, sul focus di quello che devi, devi fare in quel momento, essere focalizzati, che questo ti serve poi per tutte le cose, perché nella passeggiata è ovvio che il cane va per conto suo, si fa la sua pisciatina, va bene, però non gode neppure la presenza del proprietario. Nel contempo la signora sta parlando, probabilmente concentrata da quello che si capisce esclusivamente sulla telefonata e mi auguro che almeno quella vada a buon fine, che eh, sappia quello che sta dicendo, perché in realtà fare tante cose contemporaneamente, specialmente quando si ha a che fare con gli animali, non è mai positivo, tant'è che loro ci insegnano, che ci mettono tutto, tutto il loro cuore, Tutta la loro energia in quello che stanno facendo, nel gioco. Se vediamo dei cani che giocano, ad esempio, du durante il gioco, per loro è il tutto, è il tutto che si esprime nel momento del gioco. Non è che giocano per ammazzare il tempo, giocano perché per loro il gioco è terminante. In questo caso, vediamo appunto Atos, un'asa centrale, cucciolone, qui avrà tipo 13 mesi più o meno, un pasto tedesco femmina adulto, stanno giocando, ma qui stanno anche facendo altro, ma in quel momento lì l'importante è il gioco, che poi il gioco possa deviare e avere delle valenze anche eh, gerarchiche, un altro paio di maniche, ma per il cane tutta l'energia è nell'atto di saltare al collo all'altro, metterlo alla prova, in questo caso vediamo appunto delle, delle pose tipiche eh, dell'etogramma del cane che ci dicono chiaramente che Atos capisce che è un gioco, capisce che sta che sta diciamo mh, cercando di fare capire a, a, alla femmina presa tedesco che lui è comunque sottomesso, nonostante come mole, vediamo e come forza, sarà sicuramente superiore di forza, e lo è di mole. Quindi diciamo che il fatto di concentrarsi sul momento è la cosa che dobbiamo proprio imparare da, da loro, dai cani e dagli animali in generale. Assolutamente, anche perché quante volte magari ci è capitato di mandare un messaggio per sbaglio perché stavamo facendo mille altre cose abbiamo combinato certo. dei disastri. Quindi... E poi il fatto anche, come dicevi tu prima, fuori onda, probabilmente ne parlavamo, del non metterci mai la faccia. Sì. Cioè la comunicazione è importante anche se tu usi tutti i tuoi sensi. Se io do una notizia a una persona e la do vis-à-vis, Posso vedere l'espressione dello sguardo, posso vedere le posture, posso vedere l'espressione del viso. Facciamo fatica però al giorno d'oggi a sopportare quel tipo di emotività o certo, sbaglio? Perché naturalmente ci siamo abituati, eh, io credo che eh, sia stato determinante anche il due anni-tre di diciamo di come si può dire forzata eh, comunicazione online dovuto ai postumi del Covid che ci hanno comunque sia portati a fare tutto a distanza. È vero, una riunione la puoi fare a distanza, una conferenza la puoi fare a distanza, una lezione la puoi fare a distanza, ma non hai il feedback immediato. Certo, dall'altra parte ci può essere quello che magari... Si fa riprendere completamente in viso e vedi se sta dormendo o si sta facendo i cavoli suoi, però è comunque diciamo mediata dallo strumento: non è come vedere una persona davanti e capire se quello che ti dimostra è più o meno al di là delle parole reale, perché tante volte noi abbiamo atteggiamenti diversi, diciamo una cosa e ne pensiamo un'altra, è normale che sia così, però con la possibilità di guardare in faccia all'altro c'è molto più semplice vedere dove sta veramente la realtà, se nelle parole o nel, diciamo, nella mimica o nelle altre diciamo, comunicazioni non verbali. Ecco, questo per esempio è un video interessante perché qui abbiamo un malamut diciamo di sei anni, quindi adulto, Uh, un cane dominante, un cane molto, molto assertivo, un cane molto solido e qui c'è un cucciolo, sempre il solito cucciolo di prima che mette alle prove un po' tutti e gioca, gioca pesantemente. Nell'atteggiamento, uh, vedete anche della curvatura della schiena del maschio di Malamut, uh, nell'atteggiamento anche se sempre, cerca sempre di dominare il cucciolo, vediamo che è un atteggiamento non aggressivo, per niente, è un atteggiamento di gioco. Quindi noi dovremmo anche imparare quando vediamo anche i nostri cani che giocano, che litigano e vedere quanto stanno veramente giocando e quanto non lo stanno facendo. E nel caso in cui eh, vediamo che il gioco va un po' al di là, se conosciamo i nostri cani e vediamo che sono cani solidi, dobbiamo lasciare che loro stessi si prendano le misure. Qui abbiamo per esempio invece un'interazione... Un, una comunicazione molto chiara tra un cucciolone di malin e un passo tedesco femmina. Beh, qui si vede lui che vuol fare il gradasso, vuol fare diciamo il, il come si può dire il um, gerarchicamente superiore alle sue possibilità, cosa che ovviamente lei non gli permette di fare. Vediamo anche, per esempio, che ci sono degli, diciamo, delle, delle esternazioni eh, con, veramente pesanti con i denti fuori, però lui capisce. Come mole potrebbe anche magari riuscire a farcela, però come età e come carisma no, come posizione gerarchica no e quindi subito utilizza una posizione molto chiara di pacificazione con la zampa su che è una pacificazione mista a resa. Qui invece abbiamo un cucciolo, un cuccioletto, lo vediamo, un cucciolo di, di Golden che poverino viene... Eh, Cane molto giovane, con un altro cane giovane che, però ovviamente la stazza non, non, non c'è possibilità eh, diciamo di, di, di farcela, anche se nella corsa è molto veloce. Vediamo che non appena capisce di essere raggiunto, si mette giù, si butta giù, si spancia. In questo caso dice: lasciami stare. Non ti faccio niente, ok, hai vinto, hai vinto, hai vinto, però poi siccome è un gioco, subito appena riesce a risalire si mette a correre. Questo per esempio è un'interazione che sicuramente non potrà portare a nessuno dei due che si faccia male, al massimo si possono slogare qualche zampa perché cadono in qualche buco, però di sicuro qua non c'è in assoluto nessun accenno di aggressività. Hai parlato di eh, resa e riappacificazione. Che sono due cose differenti. Sì. sì. In De natura umane, sono. bisogna distinguerle bene. Certo, perché i comportamenti pacificatori sono quei comportamenti che possono essere messi, me, messi in atto anche dal cane gerarchicamente superiore, che non necessariamente si arrende. Si può per esempio mettere la pancia in su ma per, per dire ok, va bene. Non ti calcolo, non, non mi fai paura, guarda ti do la pancia, ti do la gola, non mi fa paura, però lo si vede per esempio dove punta lo sguardo, come tiene le orecchie, come solleva per esempio il baricentro leggermente, Tut sono tutti dati per esempio che ci fanno dire, forse qua possiamo, magari è possibile che lo vediamo, adesso vediamo un attimo, eh, ecco questa per esempio è la classica posizione di un cane che non, è, non si sta arrendendo, il cane dominante è comunque il maschio, il maschio di Malamut. Questa sembra resa in realtà pacificazione perché il cane, vedete, la testa è sollevata, la zampa è messa in quel modo. È vero che ha, ha spancia e ha le gambe aperte, però ha lo sguardo molto, molto chiaro, molto lucido e molto fiero. Ed è il cane che ti dice: Ok, ti lascio giocare, non ti considero, sei un povero cucciolo, ma se voglio ti spezzo in due. Vediamo, qua tutta la dinamica. Esatto. Lo facciamo vedere bene anche ai nostri telespettatori perché ringraziamo anche Stefano, vero sì, ci Stefano ha concesso video. Sì, che ci ha fornito tutti i belli. video che è appassionato concura, proprio un appassionato, si mette a repentaglio tutte le volte tutto l'arredamento eh, di casa <ride> che viene azzerato. Ed è molto bello poi vedere, ecco, per esempio, anche le posture eh, sono molto chiare. Ad esempio, quando ci sono eh, delle posture che si contraddicono. Non so, vediamo che un cane è scosciato, completamente per terra, in posizione completamente tranquilla, però ha l'anteriore la appoggiato al terreno con la testa sollevata e lo sguardo fiero che punta dritto. Noi abbiamo due cose che non combaciano, cioè il corpo che è scosciato. Però la parte anteriore del corpo e non la posteriore che magari è sollevata ed è il cane con l'orecchio dritto, specialmente lo vediamo con i cani che hanno la possibilità di avere l'orecchio eretto, oppure anche i cani braccoidi, però vediamo sempre che quando anche l'orecchio giù che c'è una parte che comunque sta per sollevarsi. Ecco, e vediamo che punta lo sguardo. Dobbiamo sempre fidarci di più dello sguardo che della postura, perché è vero che i cani non mentono, ma secondo me... Qualche volta lo fanno pure loro, e è, è più difficile che mentano con lo sguardo rispetto alla postura del corpo. Ecco, parlando anche di cattiva comunicazione e anche come posso dire cattiva comprensione, sì. soprattutto interspecifica, io sì. direi, mi vengono in mente alcuni episodi che sono, purtroppo li abbiamo già nominati: bambini sì. che hanno perso la vita, Cronaca persone che hanno perso risalte, la vita. Certo. Fatti veramente spiacevoli e ogni volta che li senti ti si spezza il cuore. Dicevamo che tante volte, tanti incidenti potevano essere evitati. Assolutamente. Innanzitutto, eh, l'acquisto di un cane do dovrebbe essere fatto, l'acquisto o l'adozione di un cane, perché anche qua mh, non è detto, anzi, spesso i cani che vengono adottati, se non sono più che testati e sicuri, spesso si portano a casa dei cani con dei gap uh, nel loro passato che non riusciamo a colmare, con, delle, con dei buchi, con delle crepe che non sappiamo bene cosa il cane abbia patito o cosa abbia già fatto. In entrambi i casi, acquistato, adottato, non conta, il concetto è il cane non è una lavatrice, quindi bisogna avere comunque eh, sempre la, diciamo, umiltà, di andare prima a conoscere la razza che si va a portare a casa o l'incrocio di razze. Certo è più semplice, con una razza specifica ci sono delle memorie di razze, dei canovacci che è più facile andare a studiare perché possiamo andare a ricercare quali sono. Un incrocio però va da sé che se si riesce a stabilire con una certa margine, con un certo margine di rischio quali razze hanno composto il meticcio, è possibile riuscire a, anche lì a scovare una certa funzione, una certa memoria di razza, qualcosa che ci fa capire se il cane è adatto a noi e se abbiamo le competenze con tutta umiltà di poterlo gestire o anche la situazione familiare, nonché quella sociale. Assolutamente. Io direi, purtroppo, anche se mi piacerebbe andare avanti e parlare, approfondire, a termine, ma avremo sempre la possibilità di, insomma, di fare nuovi approfondimenti insieme a Antonella. In conclusione, io direi che... Torno a quello che è stato l'inizio di questa puntata, che è proprio questa tecnologia che è entrata a far parte a tutti gli effetti delle nostre vite. Quanto abbia veramente influito sulla nostra capacità comunicativa? Certo, uh, secondo me ha influito tantissimo perché non ci permette più uh, di ascoltare e soprattutto di comprendere anche i silenzi, le pause. Se tu ci pensi, la tecnologia non ti permette. Di eh, comprendere un silenzio. Spesso ora si è addirittura abituati a non più farci bastare la voce, ma a fare la videochiamata, che è una videochiamata farlocca perché in realtà l'espressione del volto lo vedi e non lo vedi, è sempre in qualche modo mediata appunto dalla tecnologia. Ma comunque è tutto un tipo, diciamo, di comunicazione che ha perso l'essenza del comunicare in modo naturale, del comunicare appunto anche attraverso la comprensione dell'altro, attraverso l'ascolto dell'altro. Non ti è mai capitato di fare telefonate dove si sovrappongono le voci? Tu parli, l'altro parla. E soprattutto secondo me eh, la tecnologia ci scherma e in certi casi alcuni non secondo me, è proprio così, vanno oltre quella che è l'educazione c'è un'emanazione dell'aggressività spropositata, i cosiddetti ah, leoni da tastiera che dicono e scrivono cose che probabilmente se li avessi faccia a faccia guarda, non si permetterebbero minimamente di dire. Ma le volte che in discussione su Facebook quando andavano accese, questo mi è successo qualche anno fa, a, come anche degli allevatori, con i quali siamo arrivati veramente a... Quasi all'insulto, che ho detto: Ok, facciamo così, troviamoci a bordo ringa. Io sono in gara il tal giorno nel tal posto. Tu hai visto qualcuno, io no. Cioè, tante volte questa aggressività è quella che ne abbiamo discusso nella puntata precedente o due puntate fa, è quella che è l'aggressività, eh, diciamo, un po' di rivalsa, quell'aggressività fine a se stessa, di scarico, di frustrazione, che in realtà non sono in grado poi, non hanno comunque il coraggio, perché è un'aggressività vuota, non hanno il coraggio poi di esporla fisicamente comunque con un'aggressione un verbale. Come fosse da me a te, ma devono mediarla attraverso uno strumento, allora lì è più facile. In conclusione, anche lo stesso tono della voce certo. si fa fatica ad utilizzarlo correttamente, soprattutto anche in presenza dei nostri cani, anche okay. affermazioni che vengono poi rivolte come domande. Veramente la tecnologia ha modificato molto la certo. comunicazione. Ricordi quando abbiamo fatto una puntata dove parlavamo appunto di come parlare al cane, eh, era sesso debole versus razze forti, si è parlato del tono, del ritmo, del volume, di come modulare la voce, di come utilizzare la voce e anche la respirazione tra l'altro. Quindi tutte cose che normalmente vengono perse se non hai diciamo, la parlata diretta ma hai la parlata mediata. Siamo proprio alla fine Antonella, un messaggio che vuoi lanciare in merito, so che a te non piace essere troppo, come posso dire, idilliaca nei finali, insomma un messaggio da Antonella Ghidini e ai nostri telespettatori in merito a tutto quello che ci siamo dette. Ma secondo me bisognerebbe cercare di eh, non avere paura di vivere un po' come ci detta il nostro istinto, che ci dice la nostra pancia e magari cercare di lavorare di più su quello che noi siamo, senza tanti sensi di colpa, vivendo un pochino più come vivono gli animali, è la giornata, ma non per una vera progettualità, ma per goderci il presente. Questo è un augurio che mi sento di fare, assolutamente a tutti. E poi tutto il resto ti dirò, io non sono né positiva né negativa, sono anche un po' come i cani, vediamo cosa ci porterà al futuro. Noi siamo qua, domani vedremo, è un altro giorno. Antonella, grazie. Tra l'altro so che... Sei sempre impegnata anche con tanti corsi, alcuni li fate anche proprio nei boschi. Vi trovate, certo. fate veramente tante cose, sei un vulcano di idee. Quindi ti ringrazio per averci dedicato ti questo hai tempo. Dei miei corsi. Hai ragione, sei hai ragione. È stata sempre ben accetta. Grazie, grazie Antonella. Ricordiamo anche i nostri telespettatori. Antonella Ghidini, in questo caso, ci ha presentato il suo ultimo libro, Una comunicazione da cani. Grazie davvero ancora, grazie, grazie ai nostri telespettatori. Vi auguro un buon proseguimento. Arrivederci. Arrivederci.